Girarsi pure per Trento non è di destra o di sinistra. Io vorrei semplicemente che
della città, una ragazza potesse uscire all'ora che vuole nel quartiere che vuole, vestita come vuole, senza avere nessuna preoccupazione. E se vuole mettere la donna, mettere la minigonna, senza che qualcuno si senta legittimato a farsi idee strane, perché al mio paese si usa così. Se al tuo paese si usa così, torna al tuo paese e fai come vuoi. Date una mano,
facciamo una raccolta fondi, le compriamo un banco con le rotelle e portiamo in giro per Trento accompagnandola col banco con le rotelle. E facciamo fare il giro per Sassuolo, Portici. Ed è il diritto alla scuola, il diritto allo studio, non è di destra, non è sovranista. Il bimbo di 7 anni ha diritto ad andare a scuola e la mamma e il papà hanno diritto di andare a lavorare, perché con le normative adesso dell'azionina e dell'attuale governo, se non garantisci il tempo pieno, se mamma e papà lavorano 8 ore ma tuo figlio te lo rispediscono a casa dopo 5 ore e non hai i nonni e non hai i soldi per la babysitter, cosa fai? Devi scegliere tra la scuola di tuo figlio e il tuo lavoro. È un governo incivile quello che mette mamma e papà nei confronti delle condizioni da scegliere tra il figlio e il lavoro, perché mamma e papà hanno diritto di lavorare ma danno il tempo a scuola. Non stiamo chiedendo un miracolo. La scuola, poi occhio, ve lo dico stasera, giovedì 3 settembre, segnatevelo e ci rivediamo nella primavera prossima e vediamo se avevo ragione io o se aveva ragione qualcun altro, perché il PD che mi chiede il voto a Trento, a Roma ha già detto che per obbedire all'Europa l'anno prossimo dovranno azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Io vi do la promessa e la mia parola che se il PD a Roma porta in Parlamento la proposta di azzerare quota 100 e di tornare a quella schifezza che è la legge Fornero, facciamo le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché con lavoro non si scherza. Infatti da fino a 67 anni, in casa di riposo fino a 66 anni con la schiena rotta. Ma non scherziamo, diritto alla scuola, diritto alla salute, diritto alla pensione, diritti. Quindi è una scelta, quella del 27, fondata sui diritti. Però vi aggiungo un'ulteriore riflessione, perché uno dice ma tanto non è che il sindaco di Trento a incidere sulla legge Fornero, sulle tasse, sull'azzolina, sulla riforma della giustizia, è vero, però ad esempio dal sindaco di Trento dipenderà una scelta che arriverà a Trento nelle prossime settimane, fatto il ministro dell'interno. Questi giorni stanno sbarcando centinaia di persone ogni giorno e dal ministero dell'interno è arrivata l'indicazione che fino al 21 settembre, fino a quando milioni di italiani non vanno a votare, non fanno nulla, non dicono nulla e fanno finta di niente. Dal 22 settembre sapete cosa faranno? Perché se ne sono sbarcati 20.000 non è che li posso tenere tutti a Lampedusa, tutti in Sicilia. Dal 22 settembre, una volta che si sarà votato per le regioni e per i comuni, qualcuno a Roma inizierà ad alzare il telefono con la cartina geografica d'Italia e iniziare a chiamare i sindaci. E arriverà la telefonata anche in comune a Trento da Roma chiedendo: sindaco, non è che c'hai posto per 100 clandestini. Avere il sindaco giusto a Trento significa che a quella telefonata si risponde no grazie. Abbiamo già dato, prima vengono i nostri disabili, prima vengono i nostri anziani, prima vengono i nostri giovani, i nostri genitori separati. Punto. È una scelta di legittima difesa. Se non ho a Trento case popolari per tutti e ne ho una, secondo voi quell'unica casa popolare che ho a Trento, questa è l'idea della Lega, poi non pretendo che sia giusto o sbagliato, però mi scelgo il sindaco, il 27 per fare una scelta, se ho una sola casa popolare in comune a Trento e ho tante persone che me la chiedono, secondo me è giusto darla prima a chi è a Trento da 30 anni, lavora, fatica, suda da 30 anni in questa comunità. E quando avrò tutto per tutti, darò tutto a tutti. Adesso non ho tutto per tutti. Quindi è questo il nostro principio. Una scelta libera, bella, sicura, costruttiva. Quello che fanno gli altri mi interessa poco, però Trento e l'Italia non hanno bisogno dei no. E il no ai voucher, e il no alla riforma del codice degli appalti, no all'azzeramento della burocrazia. Ne parlavo con Andrea, anzi, lo ringrazio perché a 37 anni, con un bel lavoro e con 3 figli, che si sia messo a disposizione della sua città, è un atto d'amore. E di questi tempi non è facile. Io penso che questa piazza, un giovedì sera alle 6, in orario d'ufficio, in orario
compagno di lavoro dica tante cose, e penso che da questa piazza qualcuno a sinistra si preoccuperà un pochino. Ecco, io lascio la preoccupazione agli altri e chiudo con una riflessione, due riflessioni. Non ci sono italiani di serie A e italiani di serie B. Quindi nel mio piccolo e nel nostro piccolo metto la maglietta per chiedere che Chico Forti torni a Trento, torni in Italia, perché non possiamo essere l'ultimo dei paesi sulla terra. Quando qualcuno commette un reato in Italia, torna subito a casa sua e ci ricordiamo anche quelli che hanno commesso reati veri in Trentino, e se un italiano ha un problema dall'altra parte del mondo può marcire dall'altra parte del mondo. Farò e faremo il possibile, non è una battaglia politica, ma dovrebbe unire tutti perché Chico Forti torni a casa dalla sua famiglia, nella sua città, tra le sue montagne, ad abbracciare gli amici e i parenti. E speriamo che qualcuno a Roma si svegli. Per questo metto questa maglietta. Poi c'è un'altra maglietta e chiudo con questa riflessione. 30 secondi dedicati alla giustizia italiana. Perché io ho 47 anni, quindi stando a Dante, teoricamente, vista l'età media, ho superato da un po' il mezzo del cammin della mia vita, però guardandomi indietro sono assolutamente un ragazzo fortunato. Lui mi batte con i figli, 3-2, però c'è tempo. Però guardandomi indietro, tante cose belle, passione, famiglia in salute, un bel nipotino, tanti successi e qualche sconfitta, tante cose giuste e qualche errore. D'altronde nella vita si vive veramente, puoi fare le cose giuste, puoi sbagliare, puoi cadere, ma l'importante è rialzarsi ogni volta che uno cade, e i trentini sono un esempio del mondo di fatica, di sudore, di orgoglio, di autonomia, di autonomia. Cercando di cancellare dalla Costituzione, e guai a chi tocca l'autonomia di Trento e dei trentini. Su questo i finti autonomisti a Trento dovrebbero aver vergogna, e vanno con i centralisti della storia dell'uomo. Però chiuso questo, insomma, io ho provato tante cose nella vita, poi devo dire che da milanista ho vinto tutto quello che potevo vincere. Cos'è sto pugno? Vabbè, ci sarà mica degli interisti in piazza. Tu cosa dici? Io dico per la nazionale. È un democristiano, Lui tifa per l'Itas Trentino Volley, lui tifa per il Trento, vabbè, fa niente. Io posso permettermi di sei juventino? Accompagnata questa signora fuori dalla piazza. Sta scherzando. Sorridiamo sul calcio perché le cose serie sono altre. Però dicevo, ho provato quasi tutto. Però il 3 ottobre, ed è esattamente fra un mese, proverò una roba nuova che molti di voi non hanno mai provato e vi auguro di non provarla, perché si può passare il tempo in maniera più costruttiva. Sarò in un tribunale della Repubblica Italiana da imputato. E io l'ho sempre visto, avvocato, nei telefilm. Quella roba che ti siedi, ti devi mettere elegante, non posso andare vestito così, se no mi danno l'ergastolo, vado elegante, e mi chiedono: lei, Matteo Salvini, è accusato di sequestro di persona, aggravato e continuato anche ai danni di minore, pena prevista 15 anni di carcere. Lei si dichiara colpevole o innocente? Io dovrò evitare di ridere e dovrò dire: io mi riterrei innocente, rischio 15 anni di galera. Qualcuno prima di me scriveva sui libri che un uomo che non è disposto a lottare per difendere le sue idee o non valgono niente le sue idee o non vale nulla lui. Io vado avanti fino in fondo e andrò in quel tribunale a nome vostro, orgoglioso di aver difeso l'Italia e gli italiani. Grazie, buona vita, viva Trento, buon voto, buon lupo da Trea. E forza la nostra piccola Milano di Trento. Grazie di cuore.
forza che ha solamente il futuro di me. Presidente, siamo con te.